Questo è Viale delle Rimembranze di Lambrate, da dove parte il nostro viaggio del degrado nel quartiere. E niente, quello che succede è che insomma c'è stato un esponenziale crescita di degrado e di insicurezza nella zona. Quest'estate c'è stato veramente una crescita di furti in tutti gli appartamenti della zona, e comunque sia si vedono anche reati così per strada, a cielo aperto, in mezzo a noi. Fa aver paura di abitarci. Prevalentemente sono o rom o persone dell'est Europa che hanno occupato appunto queste zone, che vivono in un degrado incredibile, in mezzo all'immondizia, in mezzo ai loro escrementi, è qualche cosa di indecente, non è civile. È una ex zona industriale dove negli anni 80 c'era l'Innocenti, la Maserati, per cui era fiorente, erano tutte attività che poi purtroppo con la crisi economica sono fallite, hanno dovuto chiudere. Anche questa è stata occupata, poi l'hanno sgomberata. Questa era una via completamente occupata. Questa qua invece è una palazzina che è attualmente occupata. Andiamo in via Sbodio, dove ci sono due palazzine che sono state occupate. Vedi che qua c'è un punto di saldatura. Sì. Soltanto che il metodo per rientrare lo si trova. Potrebbero esserci le persone all'interno, per quanto ne sappiamo. Noi non sappiamo cosa fanno. No. Ok, va bene, addentriamoci. Carrello, materasso, il giardino. Qua. C'è un passeggino, io non avendo figli il passeggino non ce l'ho, e ci sono qua una griglia arrangiata. Queste sono le condizioni umane in cui vivono. Che una persona può anche essere in difficoltà, però non capisco come si viva in questa indecenza. Sono tutti appunto pezzi di bici, sì, che probabilmente loro poi rivendono. Sono bici rubate. Qua fuori invece? Ma queste lamelle qua sono... Amianto. Questa qui sarebbe la latrina, diciamo. Sì, escrementi a cielo aperto, quella è l'acqua per pulirsi con la carta igienica. Questo è il bidet fondamentalmente. Sì. Pattume di tutti i tipi, una specie di scarica a cielo aperto. Qui forse è meglio non uscire perché potrebbe crollarci il tetto in testa. Guarda le pene. Questa è la situazione di questo posto. È uno dei tanti o è l'unico? È uno dei tanti. In zona ce ne sono veramente, veramente tanti. Qua a fianco è uguale. Sono sempre comunque sia degli edifici dismessi che vengono appunto occupati una volta che si rendono conto che c'è la possibilità di farlo. Particolarmente sicuro, c'è anche un bel topo morto, odore terribile. No, qua non si può respirare.